Netflix e una multa per tasse evase di 56 milioni di euro. Una multa molto particolare in realtà perché si basa su una serie di accertamenti che per la prima volta vengono utilizzati in Italia e che, secondo me, rivoluzioneranno la parte di fisco di tanti, tante delle società tecnologiche senza sede in Italia. Ma non ne parlo io oggi, perché direi castroneria. Dopo la sigla ho un ospite che ne sa un bel po' più di me. Io sono Matteo Flora e questo, beh, questo è Ciao Internet. Ciao Internet. Allora, ciao Valerio. Ciao Com'è? Matteo, buongiorno a C'è tutti. Valerio Vertua, avvocato, tributarista, ma oltre che tributarista, esperto in tematiche di cloud. È mio partner in 42 Law Firm, quindi qua sotto vedeteci come ci fosse advertising, eccetera. Così. Lo diciamo solo per l'ordine degli avvocati. Vale, allora, c'è un problema di questa cosa, vero? Cioè, è un po' particolare. Innanzitutto, gli contestano, vediamo un attimo insieme il tutto. Vengono contestati dal 2015 al 2019 i proventi che vengono fatti in Italia e c'è una multa da 56 milioni di tasse evase. Ma la cosa divertente è, non avendo loro fisicamente, adesso ce l'hanno e abbiamo capito anche perché hanno aperto una sede legale. Eh sì, Perché l'hanno lanciata sì. molto bella e dicendo: ah, guardate che bravi, apriamo una sede a Roma, abbiamo capito perché. Però è su che base hanno No, questo comminato guarda, la è sanzione, stato no? guarda, veramente interessante questo, perché è il primo caso in Europa e Aspetta, forse anche interessante nel per un mondo. tributarista, cioè no, non Beh, in, sì, in certo, beh, generale sai, adesso. ognuno le proprie perversioni, tu sai, mi conosci, ognuno le proprie perversioni, quindi indubbiamente, Vai. però per me che mi occupo di digital economy in ambito tributario è una cosa veramente succulenta. E qua cosa è successo? È successo che a un certo punto la Procura di Milano, il nucleo della Polizia Economico-Finanziaria della GDF, quindi la Guardia di Finanza di Milano, e la Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia hanno appunto, come dicevi, sottoposto ad esame la problematica di Netflix perché l'ha ritenuta evasore totale negli anni del 2015 al 2019. Diamo un secondo di contesto, cioè Netflix operava in quel momento dall'Olanda e vendeva anche a cittadini italiani, corretto? Esatto, stiamo parlando di una società della California con una sede in Olanda e che appunto dà una serie di servizi che tutti noi ben conosciamo in streaming in ambito italiano con tutta una serie di abbonati italiani, eccetera. Mai pagato nessuna imposta in Italia, quindi dal punto di vista di IRES non è mai stato pagato assolutamente niente. Ti La rompo ancora cosa le scatole, scusa, ma interessante, per i non dimmi. avvocati. Teoricamente la difesa di Netflix è stata: noi non abbiamo una stabile organizzazione in Italia, operiamo da là, quindi siamo titolati a non pagare le tasse, corretto? Questa era la visione Correttissimo, di Netflix. correttissimo. Se vogliamo anche spiegare per non addetti al lavoro, la stabile organizzazione è una sede fissa di affari per mezzo alla quale un'impresa che non è residente nel nostro paese esercita in tutto e in parte un'attività economica in Italia. La cosa interessante è che secondo l'Agenzia delle Entrate occorre che ci sia un minimo di autonomia funzionale quando c'è una stabile organizzazione e non è necessario che ci sia del personale, quindi dei dipendenti. Questo è il quadro. La Procura insieme. Dimmi, non ti sento. In questo caso Non ti però è ho. un po' diverso a quanto pare, cioè. Assolutamente sì, perché qua la contestazione è che loro contestano l'esistenza di una stabile organizzazione occulta di una società estera operante nella digital economy, completamente priva di personale, ma caratterizzata esclusivamente da una struttura tecnologica avanzata, quindi una configurazione giuridica che fino adesso non si era mai vista. Soprattutto non è mai stata contestata a una società appunto della digital economy una cosa di questo genere. Perché sono riusciti a fare questo? Ed è questo il nocciolo, come hai detto tu, che secondo me stravolge un po' il paradigma di questo tipo di configurazioni. Loro hanno contestato il fatto che Netflix è titolare di oltre 350 server installati in via esclusiva in ambito nazionale, sul territorio nazionale, presso data center o presso i principali operatori di telefonia. E quindi il fatto di avere questa struttura tecnologica, o ad uso esclusivo loro,
proprio per fornire il servizio di streaming in Italia per cittadini italiani, questo l'ha fatto configurare come una stabile organizzazione, però peraltro occulta, perché appunto non è stata dichiarata da nessuna parte, hanno fatto finta di niente. Tra l'altro, come dicevi tu, il fatto di comminare una multa di per la decisione sono 55 milioni 850 mila euro e briscoli, tra l'altro da pagare in unica soluzione, quindi ovviamente questa è una richiesta sia di imposte non versate, sanzioni, interessi, quindi la solita somma di queste tre componenti tipiche di un accertamento. Insomma, il fatto di combinarle in unica soluzione è che Netflix sembra che abbia accettato, perché proprio sono arrivati a questo accordo, la dice lunga sul fondamento anche giuridico da parte evidentemente dei legali anche di Netflix, di questa posizione presa dalla Procura della Repubblica italiana qua a Milano in unione con la GDF e la direzione regionale. Quindi sei sempre mutato, ti sei automutato. Arca miseria, lasciami dare un minimo di contesto. Perché Netflix ha 350 server? In realtà non esattamente per fornire il servizio, ma perché per questione di latenza, per questione di possibilità e di qualità, Netflix ha fatto una scelta che è un po' contraria al principio di net neutrality. In teoria la rete è neutrale, nella pratica che cosa ha fatto? All'interno dei maggiori carrier di fibra, i maggiori carrier in realtà di connettività, quindi all'interno di Fastweb, di Telecom e probabilmente anche di tanti altri, ha posto delle CDN, delle Content Delivery Network, cioè dei server che davano la possibilità di fare streaming non dall'Olanda passando per un lungo percorso, ma direttamente dall'ultimo miglio. Se Valerio è connesso a Fastweb, chiede un film in streaming a Netflix, sarà una macchina da dentro a Fastweb che manda direttamente a Valerio il contenuto con ovviamente una qualità enormemente superiore e la semplicità di gestire tutto questo. Tutto questo sono 350 server. In teoria, che si potrebbe anche obiettare da avvocati, che non contengono nemmeno il contenuto, ma lo contengono in maniera temporanea, eccetera, come tutte le CDN, ma in realtà è stato sufficiente quello per dire che c'è una stabile organizzazione? Sì, perché di fatto l'hanno proprio considerata una stabile organizzazione proprio fisica, cioè il fatto di avere dei server, quindi una struttura tecnologica ben precisa, questo è stato il grimaldello che hanno utilizzato per poter sostenere che ci fosse una stabile organizzazione, che altrimenti non potevano fare, perché e questo è il grosso problema con questo tipo di aziende multinazionali, dove se non si può agganciare in qualche modo l'esistenza di una stabile organizzazione, bypassano la problematica fiscale, perché a quel punto non sono soggetti che possono essere incisi fiscalmente. Questo è quindi quello che dici, è assolutamente, assolutamente fondamentale. Tra l'altro tu sai benissimo quanto proprio attraverso questa struttura tecnologica quanto siano efficienti loro e quanto consumano poca banda quando ci trasmettono i loro film, le loro serie, eccetera, perché è veramente straottimizzato sono i loro algoritmi. Ma proprio perché appunto viene fatto questo tipo di sistema, quindi dal punto di vista tributario è veramente una notizia bomba, per noi la consideriamo notizia bomba, sia per gli importi sia proprio per l'impalcatura giuridica che apre veramente dei nuovi scenari di cui le aziende multinazionali che offrono servizi in Italia dovranno obiettivamente tenerne conto, perché a questo punto non è più una cosa da sottovalutare. Sì, questo fa in modo, poi vabbè, tiro l'acqua un po' al nostro mulino, calcolatela come pubblicità, però in realtà fa in modo che ancora una volta sia necessario anche a livello di ingegnerizzazione del servizio pensare anche alle conseguenze di ingegnerizzazione che hanno dei risvolti legali. Cioè, paradossalmente, l'avvocato nella parte di server non dovrebbe arrivarci nemmeno, cioè va tenuto lontano normalmente con un grosso forcone, ma in questo caso la creazione di un'architettura
impatta uno a uno su una serie di problematiche di responsabilità, ma quello le abbiamo già viste, ma a questo punto anche fiscali e tributarie non indifferente. Quindi io mi aspetto una serie di survey legali anche da parte di aziende multinazionali che alla fine diventano multiterritoriali. Assolutamente sì, perché vedi che fino adesso le aziende di solito si sono preoccupate con l'introduzione del GDPR fondamentalmente tematiche relative al GDPR, anche perché la GDPR prevede questa cosa, quindi in ambito della protezione dei dati personali. E il problema è che, come dico sempre io, qualsiasi cosa uno faccia in ambito economico che tocchi l'Italia, la parte tributaria va sempre, sempre osservata, tenuta in considerazione, con il solito caveat che dico io, guardate che qualsiasi parere che noi diamo come tributaristi vale fino, lo possiamo garantire fino a stasera, perché già domani non siamo sicurissimi, perché c'è un'evoluzione normativa tale nel nostro paese, per cui, come dico sempre in maniera provocatoria, lo garantisco fino a stasera, ma domani non c'è certezza, per usare un altro tipo di paragone ben conosciuto. Quindi in realtà tutto questo fa in modo che sempre più spesso iniziamo a parlare non della web tax, come si parlava, ma di scenari sempre più complessi, no? Di tassazione degli over the top, che a questo punto ricadono, dirò forse una bestialità, però ricadono in quelle che sono le forme consuete di valutazione della stabile organizzazione, semplicemente aggiornate a come si fa una nuova organizzazione? Assolutamente sì, tra l'altro l'Agenzia delle Entrate su questo, a mio modo di vedere, ha dimostrato ampiamente nel corso degli ultimi anni che adatta costantemente il sistema normativo italiano a tutte le varie problematiche tecnologiche. Guardate ad esempio la posizione che ha preso negli ultimi 2 o 3 anni l'Agenzia delle Entrate a proposito delle criptovalute, dove tutti dicono non è disciplinata, invece l'Agenzia delle Entrate, con risoluzioni, pareri, eccetera, ha comunque dato una sua idea di come bisogna comportarsi su quello. Oppure altro tema che tu hai affrontato anche professionalmente, il problema degli influencer e il problema di chi ha appunto dei siti, cioè delle vetrine su YouTube dove fa proprio delle attività vere e proprie professionali, e beh, lì l'Agenzia delle Entrate anche lì è entrata a gamba tesa, prendendo un paio di soggetti che avevano dei volumi veramente interessanti, e lì ha adattato, come hai appena detto tu, il sistema tributario italiano a un sistema digitale che apparentemente sembra a terra di nessuno, quando ormai tutti lo sanno benissimo, almeno tutti noi legali sappiamo benissimo che il digitale non è terra di nessuno, in realtà non lo è mai stato, ma sempre di più non lo è in concreto. Se volessimo essere cattivi, diremmo semplicemente che ci hanno messo un po' a capire come funziona, ma non siamo cattivi e quindi non lo diremo. Più altro perché sabato non lo diciamo. E tra parentesi, Valerio, scusami se ti ho tirato… figurati, è un piacere. C'è la bimba che sta aspettando di andare ad una festa perché papà è col collega a registrare. Ma adesso ti mollo. L'ultima domanda. Dimmi. In realtà… Questa cosa è vero che è una sentenza italiana dell'agenzia, è una pronuncia italiana. È un provvedimento italiano. Ma vedete cosa vuol dire lavorare con gli avvocati che poi ti picchiano quando usi le parole sbagliate? Ma apre la strada comunque anche in giro per l'Europa? Sì, in ambito europeo sicuramente sì, questo secondo me sì. Non mi meraviglierei se fra qualche settimana o qualche mese trovassimo provvedimenti analoghi o contestazioni analoghe anche in altri paesi europei, assolutamente sì. Secondo me questa è stata una apripista grossa, cioè è stata una bella operazione da un punto di vista, diciamo, sistema, che poi dopo magari uno può anche non essere completamente d'accordo, questo fa parte del nostro lavoro, però oggettivamente è stato veramente un bel lavoro, una bella interpretazione, questo va da ecco, e ti facevo questa domanda perché a questo punto ti direi da capire anche per gli italiani, oltre che per le grandi eccetera, anche per le aziende italiane in realtà c'è qualcosa da capire, perché operare dall'Italia a questo punto in altri paesi europei significa dover stare attenti allo stesso tipo di problematiche, corretto?
Correttissimo, e poi sottostante a questo c'è il discorso che sempre di più un imprenditore italiano, quando fa qualche attività, deve capire che i pareri che chiede il professionista devono essere proprio calati, proprio come un abito su misura, perché ogni situazione ha qualche peculiarità totalmente diversa, qui non si può essere grossolani. Bisogna proprio trovare dei professionisti capaci, seri, che ti fanno sotto certi profili un vestito su misura sulla tua realtà economica, sul business che stai sviluppando o che hai già sviluppato, perché altrimenti, appunto, 55 milioni rotti non è Non poco, sono bruscolini, non rischiano sono davvero bruscolini. di invalidare quelli che sono poi buona parte dei margini. Io direi che possiamo chiuderla qui direttamente. Poi, nel caso non sappiate a chi rivolgervi, qualcuno da suggerirvi ce l'ho, ma non lo diremo. No, non possiamo, cioè Non posso, qualcuno, assolutamente, assolutamente non mettermi in qualcuno. difficoltà. No, assolutamente. Ho detto io, non tu, ma Ah, va io che bene, qualcuno ce perfetto. l'ho da suggerire. Allora, grazie mille Valerio. Valerio Grazie a leggerà te, Matteo. commenti, non commenti, eccetera. Quindi, se avete dei dubbi, eccetera, non fatevi problemi. Se qualcosa, abbiamo cercato di essere il più chiaro possibile, ma se qualcosa non è stato abbastanza chiaro, non preoccupatevi a fare domande. Io poi romperò le scatole a Valerio per ottenere le risposte. Grazie mille di aver dedicato un pezzettino del sabato. Grazie a te E Matteo. noi ci vediamo lunedì Arrivederci in a tutti. ufficio Buon e con loro ci vediamo lunedì nei video. weekend a tutti. Buon weekend, grazie mille per averci ascoltato a questo punto e state parati come al solito. Ciao Vale. Ciao, ciao Matteo.